Le domande più richieste dagli studenti sono quale sia il miglior metodo di studio per affrontare la sessione. Chi è lo psicologo e che cosa fa lo psicologo? Mi chiedono informazioni sui corsi a scelta. La mia esperienza universitaria. Come si costruisce l'orario delle lezioni. Quando comincia il tirocinio in ospedale. Quali sono gli sbocchi lavorativi. Se c'è l'obbligo di frequenza. Il servizio che mi chiedono più spesso è sicuramente il polo studenti per questioni burocratiche e amministrative. Il servizio del tutoraggio. Il servizio bibliotecario. L'ufficio internazionale. Tasse alle agevolazioni. Soluzioni abitative. Stage and placement. Erasmus o summer school. Tra le domande più strane, quella che ho ricevuto di recente è stata quella dove appunto uno studente mi chiedeva se con questo corso si imparasse ad utilizzare macchinari agricoli e quindi a guidare il trattore. Se fosse possibile portare un animale domestico in Ateneo. Medicina e chirurgia è separato, nel senso che posso fare poi alla fine solo il medico o solo il chirurgo. Come faccio a decidere? Se bisogna essere promossi un po' come alle scuole superiori. Se si può seguire l'università direttamente da casa. Una volta un ragazzo, al termine di un colloquio, mi ha chiesto di andare a fare un aperitivo con lui per continuare a parlare e discutere con lui. Il consiglio più prezioso che mi sentirei di dare ai ragazzi che stanno maturando la scelta su in quale università iscriversi è quello di seguire le proprie passioni, i propri desideri, i propri interessi. Cercare di fare una scelta che sia il più possibile consapevole, perciò fate tante domande, soprattutto a noi ex studenti o agli attuali studenti o ai docenti. Di seguire assolutamente tutte le lezioni di lingua e di fare i compiti che vi verranno assegnati. Quello che vi sentite muovere dentro di voi. Vivere l'università nei suoi luoghi, nei suoi servizi garantiti. Investire nella curiosità. Di vivere l'esperienza universitaria a 360 gradi.